dei segnali che arrivano alla cellula e che le dicono che cosa deve fare. Appunto, può doversi differenziare in un particolare tipo di cellula, oppure può dover moltiplicarsi, dividersi, sopravvivere o anche morire in un capito, tantissimo che le cellule muoiono in maniera controllata. E quindi è necessario saper rispondere a questi segnali, che non sono altro che delle molecole chimiche, molecole, delle molecole più o meno grandi di vario tipo, che nella maggior parte dei casi rimangono all'esterno della cellula, però innescono tutta una serie di eventi a cascata che si traducono alla fine nella risposta della cellula. Questa serie di eventi noi la chiamiamo trasduzione del segnale, che è appunto questo che dice alla cellula cosa deve fare. Questa trasduzione del segnale è ancora una volta un fenomeno chimico, un processo chimico in cui un elemento fa la parte da padrone. L'elemento che fa la parte da padrone è il fosforo, o meglio una sua forma legata all'ossigeno che chiamiamo ione fosfato. E in particolare questo fosfato, fosforo nella forma del fosfato, gioca un ruolo fondamentale nella traduzione del segnale quando è legato a proteine. Quindi parliamo dell'importanza delle fosfoproteine. Le fosfoproteine sono delle proteine, l'esistenza delle fosfoproteine è nota da secoli. La prima fosfoproteina nota, la caseina, vediamo dal 1800, sentiremo poi una storia molto interessante riguardo a questa fosfoproteina, altre come la fosfitina nel torbidoro e alcune altre, erano note però come delle proteine di riserva. Viceversa, l'evento chiave che determina una svolta nella comprensione della trasduzione del segnale è la scoperta che la fosforilazione proteica, l'introduzione del fosfato delle proteine, è un processo reversibile e regolatorio. E in pratica una proteina, e ora sappiamo che non è una proteina, ma sono tantissime proteine, si parla di circa un terzo di tutte le proteine del nostro corpo, può ciclare da una forma non fosforilata ad una fosforilata ben diversa, come vedremo. E questo ciclo è sotto il controllo di due classi di enzimi, le chinasi che introducono fosfato e le fosfatasi che lo tolgono. Questi enzimi, le chinasi e le fosfatasi di tantissimi tipi, sono in grado di rispondere, sono quelle che appunto rispondono ai segnali che abbiamo visto arrivano alla cellula dall'esterno. Quindi le chinasi e le fosfatasi giocano questo ruolo chiave nel rendere una proteina fosforilata o defosforilata, priva di fosfato. Ciò ovviamente modifica la struttura e di conseguenza la funzione della proteina, la funzione che può essere attivata o disattivata dalla fosforilazione in maniera molto varia. È intuitivo che questo fenomeno che cambia così drasticamente le funzioni di così numerose proteine ha delle rilevanti conseguenze su tutte le funzioni cellulari o del nostro organismo. Qui vediamo un elenco di varie funzioni giocate in cui la fosforilazione proteica gioca un ruolo chiave, dal metabolismo, la risposta alle infezioni virali, la risposta immunitaria, eccetera. Questa slide in realtà non è farina del mio sacco, ma l'ho trovata in una lezione online del 2015 di questo signore. E questo signore è Eddie Fisher. Eddie Fisher, insieme al suo amico e collega Krebs, loro due furono coloro che nel 1956 pubblicarono un lavoro chiave che appunto cominciò a permettere l'interpretazione della fosforilazione proteica come un evento fondamentale di appunto, reversibilità nella funzione delle proteine. E questi due signori, la loro scoperta fu riconosciuta talmente importante che nel 1992 vennero insignite del premio Nobel per la medicina. Mi piace ricordare in questa slide le parole che nella lezione online del 2015 Fisher dice raccontando il rapporto che avevano tra di loro, perché gli chiedono: era facile lavorare due eventi così
relazione vicini, non sempre così facile, lui risponde: ma furono giorni meravigliosi, perché in realtà durante tutto il tempo in cui lavoravamo insieme non lo abbiamo mai considerato lavoro, lo abbiamo sempre considerato divertimento. E questo divertimento però gli avvocati evidentemente è qualcosa di fondamentale se non dite un nome. Dopo la loro scoperta ovviamente ce ne furono molte altre riguardo all'importanza della fosforilazione proteica. Un altro nome che ricordiamo è quello di Nishizuka, che descrisse e scoprì uno di questi fondamentali enzimi, la proteinchinasi C. E ovviamente l'importanza della fosforilazione proteica per regolare la funzione delle proteine ha di controparte le conseguenze che possono avere delle alterazioni su questi meccanismi di regolazione, perché se non funziona tutto perfettamente ovviamente può innescarsi un fenomeno patologico. Quindi in molti casi sono note delle, come già il professor Plevani ha accennato nella slide precedente, delle patologie che sono legate proprio a delle molecole precise, e molto spesso sono note moltissime in cui queste patologie dovute a molecole sono molecole di tipo chinasi, o in questo caso soprattutto chinasi. Nel 2001 c'è un altro evento chiave nella storia dell'importanza della fosforilazione proteica, perché viene approvato il primo farmaco che proprio controlla l'azione di una di questi enzimi, di una chinasi, che è patologicamente attiva in varie leucemie, leucemie mieloproliferative, ma anche altre, e anche altri tipi di tumori, e il farmaco che viene, va sotto il nome di pilive, colmatine, ma secondo vari nomi commerciali, è in grado proprio di legarsi in maniera perfetta all'enzima, impedirne l'azione, quindi la fosforilazione del substrato, e in questo modo cura le leucemie. I pazienti, ci fu una svolta, i pazienti che erano ovviamente prima curati con delle cose molto più aspecifiche, quindi con molti effetti collaterali. Da questo momento in poi c'è una nuova era nella cura di queste, soprattutto dei tumori, ma ovviamente poi data la grandissimo numero di molecole di chinasi, questo vediamo l'albero, diciamo, filogenetico di tutte le chinasi del corpo umano, sono oltre 500, e qui vediamo tutti gli inibitori che sono stati brevettati, questa è una slide del 2013, e molti di questi sono composti che poi sono passati in clinica e quindi sono diventati dei farmaci, e via via questo processo continua. Qui vediamo, come si vede molto bene, ma è un corpo umano in cui tutti gli organi che sono indicati sono segni di patologie causate da un'unica alterazione di un'unica di questi enzimi, di una chinasi che studiamo nel nostro corpo. Ma ci possiamo chiedere a questo punto, in questa avventura della scoperta del meccanismo della trasduzione del segnale mediante la fosforilazione proteica, che cosa c'entra l'Università di Padova? Beh, c'entra perché, come vediamo ad esempio in questa slide di un congresso del 1985, dove vediamo queste Fischer che abbiamo nominato, no, il premio Nobel che abbiamo nominato prima, e altri vari grandi della fosforilazione proteica, in prima fila troviamo anche l'accademico e professore dell'Università di Padova, Lorenzo Pinna, e qui vediamo un altro congresso con l'altro premio Nobel. E in realtà entrambi i premi Nobel, Fischer e Krebs, furono invitati da Pinna all'Accademia Olimpica. Questa non è una fake news, è una fake picture, nel senso che è un montaggio perché mancavano le foto originali, ma la loro presenza è stata testimoniata all'Accademia Olimpica. Poi qui vediamo Pinna con Nishizuka, che invitò all'Università di Padova, siamo nei primi anni 80, o Fischer, il premio Nobel ha fatto con la moglie. In realtà la fosforilazione proteica entra in scena a Padova fin dall'inizio di questa avventura. Qui vediamo un lavoro di Pinna fin dall'inizio della sua carriera nel 1963. Ovviamente poi i lavori proseguirono, ora si contano 430 lavori, direi essenzialmente tutti dedicati a questo processo, a questo fenomeno della fosforilazione
sarà principalmente due filoni, che sono la caratterizzazione di alcune proteinchinasi e in particolare i meccanismi di selezione dei substrati, quindi come ogni chinasi riconosce il suo substrato, senza scendere nel dettaglio delle slide, perché ho riportato due reti che sono tra le più citate, ma ci potrebbero essere decine e decine di lavori. È chiaro che per mettere una chinasi di fosforilare una proteina ci vuole un corretto riconoscimento a livello molecolare. In questo senso gli studi a Padova sono stati molto dettagliati, hanno permesso di chiarire la specificità, il consenso, come si dice, di almeno 12 diverse proteine chinasi. E poi l'altro filone sviluppato dal laboratorio del professor Pinna è quello di inibitori di proteine chinasi che possono appunto essere poi utilizzati potenzialmente come farmaci. Qui vediamo ancora una volta gli studi a livello molecolare, alcuni esempi, alcune regio, ma moltissimi lavori, che ho riportato solo alcune, che si riferiscono a composti che sono in fase clinica di sperimentazione o che hanno a che fare con la farmaco, con la possibilità di superare il fenomeno della farmacoresistenza. Il laboratorio di Padova viene finanziato da enti pubblici e privati di vario genere e collabora con moltissimi laboratori in tutto il mondo, ospitando decine di studiosi da tantissimi paesi. Quindi nel ringraziarvi per l'attenzione, nel ringraziare la professor Pinna per aver potuto far parte di questo processo, passo la parola proprio al professore, che passerà, racconterà una storia specifica di queste sviluppate. Poche però, 4 o 5 nel giro di qualche decennio, e si pensò che fosse una curiosità. E
questo suo strano studente George Barnett, che poi scomparve dalla scienza clinica, misero insieme un artefatto, uno di quegli esperimenti che fanno saltare sulla sedia gli biologi, diciamo, sofisticati, che comunque vanno orribili da evitarsi. Loro presero una casina, dicendo se la casina contiene fosforo, vuol dire che la casina è predisposta ad essere fosforica. Bene, vediamo un momento in cui quando la casina con degli omogenati di diversi tessuti, se troviamo qualche enzima capace di fosforare. E li trovarono e li chiamarono protein fosfo-hydrolysis, protein fosfo-inase, che in italiano si chiama cinasi, ma noi del settentrione in toscano chiamiamo cinasi, ma noi diciamo inase, perché è più simile all'anglosassone, kinasis. E questo però vuol dire sono degli enzimi che muovono, cinetica, kinasis, muovono il fosfato sul proteine dalla TP, come abbiamo visto prima nella relazione della vasina. Quindi praticamente Jim Kennedy e il suo studente scoprirono una nuova categoria di enzimi, scoprirono con i primi anni prima di Fischer, scoprirono le proteine chinasi. E naturalmente per un momento si pensò che fosse risolto anche il problema della dell'enzima che fosforilava la caseina, perché si diceva se questi enzimi si trovano nel fegato, nel rene, eccetera, fosforilano la caseina, evidentemente sono lo stesso enzima che la fosforila nel suo sito di sintesi. Che cos'è? Non è che diventa il fegato, nel rene, è la ghiandola mammaria dove si produce il latte, e dove la caseina deve poi la trovarsi. Ecco, questo invece era un abbaglio. E questo abbaglio fu dimostrato da noi circa 3 decenni dopo, con metodi che per allora erano abbastanza sofisticati e avanzati, fumo in grado di dimostrare in maniera assolutamente incontrovertibile che gli enzimi isolati da Kennedy, che nel frattempo si erano accompagnati a molti altri binari scoperti in altri laboratori, benché fosforilassero la casina, erano delle pseudo caseine. Perché in realtà non erano gli enzimi genuini, le caseine chinasi genuina per la ghiandola mammaria doveva essere necessariamente molto diversa. Ma la sua natura però rimane un mistero ancora. Perché questo? Perché a questo punto cascò l'interesse. Se davvero c'era un enzima che era diventata la sola fosforilazione della caseina, questo qui aveva poco interesse nella quadro generale della regolazione delle funzioni cellulari. In quanto che la casina era una proteina segreta, si trattava di una proteina che poteva interessare, non so, i casali, le industrie caseali, oppure al massimo i dietisti, ecco, gli alimentaristi, ma non sembrava un problema importante. E di fatto era impossibile trovare sia nuove leve disposte a trovarsi, sia enti disposti a finanziare ricerche sull'argomento. E la situazione rimane in stallo finché alla fine degli 1900, il nostro laboratorio non riuscì ad avere un cospicuo finanziamento dalla Commissione europea nell'ambito del Environmental Mobility Program, che era generico, era per la definizione della specificità. E lì io avevo la fortuna di incontrare, di reclutare questa signora, questa madrilena, una biochimica madrilena, che si chiamava Marina Lanza, la quale con mia grande sorpresa accettò di lavorare sulla caseina chinasi della ghiandola mammaria, quindi su un argomento che tutti gli altri non interessavano fino a secco. E fece un paio di scoperte abbastanza sensazione. La prima era che, anche qui era aiutata dal fatto che avevamo sviluppato un reagente, adesso non devo descrivere, che ci permetteva di essere sicuri su un punto, che identificavamo proprio solo quella finale, non altra. Ebbene, adesso si è dimostrato che, lungi dall'essere presente solo nella ghiandola mammaria, la caseina finale era presente nell'apparato del corpo
enzima dedicato solo alla fosforilazione della caseina, ma è un enzima che fosforila numerose proteine segrete. E oggi sappiamo che le fosforila, tutte le proteine segrete sono fosforilate da questo enzima, o quasi tutte. E tra queste ce ne sono di enorme interesse biologico, basti pensare a tutti gli ormoni, che sono proteine segrete, fattori di crescita, a proteine sigma-transactase, così. Naturalmente il periodo in cui Marina aspetta il nostro laboratorio non fu sufficiente a risolvere il problema di identità di questa maniera. Nel frattempo era stato risolto il genoma umano, il genoma inedito, è stato risolto prima, il genoma umano veniva risolto proprio alla fine del secolo. E si conoscevano tutte le linee, erano 500 rotte nel mondo, e tutti si possevano definire che caratteristiche avevano, ma nessuna aveva caratteristiche potessero coincidere con quelle della caseina di Nati, che adesso però non c'era più la caseina di Nati, anche se continuavamo a fare la caseina di Nati, si costruiva altre dozzine di proteine, perché la chiamavamo caseina di Nati genuina, civicità. In realtà, c'è la mangiarsi identità, nel 2005 noi eravamo un periodo ad aver risolto il problema, perché nel purificare questa si erano pochi, si associava ad una proteina, lo trovavamo sempre lì, che però aveva un nome estremamente stupidello, si chiamava Dendy Matrix Modern Food, quindi era una proteina che era stata rinvenuta soprattutto nella matrice dentaria, sembrava che avesse niente a che fare con stigma di niente, ed era il numero 4, quindi era un nome convenzionale. E trovavamo sempre lì, e per di più si conosceva la sequenza, si conosceva il gene, si conosceva la sequenza di tutta proteina, non aveva niente da spartire con una proteina di Nati, non aveva le caratteristiche di un enzima capace di fosforilare. E quindi, come Otello poi dice, come il prodotto selvaggio che buttò la terra via, poi buttavo via lo spunto, lo lasciavo da parte. Non era neanche complicato questo, non era complicato solo qualche anno dopo in una struttura selvaggia. Pochi anni dopo, ci accorgiamo di una cosa, però di una nomenclatura, che questa proteina ha un altro nome, nelle proteine succede questo, perché ognuno che le trova dà un nome, solo poi si accorge che magari si sono trovate due proteine uguali in diversi laboratori e hanno nomi diversi, quindi c'è una giungla nella nomenclatura delle proteine. Ebbene, questa proteina ha un altro nome, altrettanto anzi peggio ancora, aspetta, che chiamava FAM25, vuol dire la proteina C di una genere famiglia 20. Zero come significato, diciamo, funzionale. Però c'era una cosa che ci disturbava, cioè che questa proteina, questa proteina, qualcuno aveva cominciato a ipotizzare che fosse dotata di un'abilità fosfotrasferale, quindi non una dinamica del fosforo, ma capace di trasferire il fosforo. Questo incidente finalmente tardi, meglio tardi che mai, si vede il profondo giusto, e nel 12 in maggio, quindi esattamente 10 anni fa, ci procurammo l'anticorpo, FAM25, eccolo qua, e ci accorgemmo che in effetti l'anticorpo con il grado della gente proponente e l'attività che l'anticorpo, la risposta di farfalla e l'attività in gel contro la caseina, che è questo gel tutto impregnato di caseina, si vede dove si trova, dove si trova l'enzima che lo fosforila, sono la stessa cosa. Quindi è stato identificato finalmente nel 12 questo enzima che era stato, diciamo, ipotizzato, postulato, nel 1886, quando Armstrong aveva dimostrato che la caseina era una fosforilazione. Notate che i tempi erano molto lunghi, perché lo stesso anno altri due gruppi arrivarono alla stessa conclusione. Uno era il gruppo di un prossimo chimico, Dixon, qua, il quale ci arrivò con un molto elegante approccio più informatico. L'altro gruppo invece, diciamo, più, come dicono gli inglesi, non più negligente, perché
che avrebbero dovuto accorgersene prima. Questi signori del gruppo di armi si occupavano di fanvendici danni, perché fanvendici era nota come un importante, diciamo, causale, causativa, in una sua mutazione, di una bruttissima malformazione, anzi letale malformazione ossea. Si sapeva che c'era un osteopata che chiamava la sindrome di Ray, che era dovuta ad una mutazione della fanvendici. E questa mutazione adesso sappiamo che era semplicemente una mutazione che toglieva l'attività di Ray. Naturalmente da questo momento in poi, quindi in questi ultimi 10 anni, le informazioni riguardanti questa proteina si sono sprecate. Adesso sappiamo un mucchio di cose che naturalmente sarebbe stato molto utile conoscere i dentisti. Sappiamo che non è una proteina, non è un enzima deputato solo alla fosforilazione della caseina, ma fosforila un mucchio di altre proteine. Sappiamo che le sue mutazioni provocano la sindrome di Ray e molti altri difetti di biomineralizzazione. Sappiamo che è implicata nella biosi del fosfato e nel raffichismo tipo fosfatetico, quindi in altre patologie. Sappiamo ancora che ci sono svariati esempi in cui svolge un ruolo nelle metastasi tumorali di malattie neurodegenerative e anche un ruolo nella omeostasi di ipercalemia. Quindi da questi casi, con che il senso di caso, si tratta anche delle lezioni generali. E nel nostro caso le lezioni generali sono soprattutto due. La prima è che quando si ha un artefatto, quindi un risultato che un legge molto per ribadire, diciamo così, l'artefatto non è una parola di solito. Non, questo artefatto bisogna vedere se è transitorio, che è la possibilità, non è meglio da dire. Ma se è di coincide, un artefatto non può mai lasciare da parte. Perché spessissimo un artefatto nasconde, riflette un fenomeno che è fisiologicamente vero. Quindi vale la pena andare in fondo di capire perché questo artefatto avviene. La seconda lezione generale che si può trarre è che questi contesas spesso nascondono argomenti scottanti, cioè il gioco di parole in inglese tra cold e hot, tra contesa e hot topic. Quindi io direi dentro che la famiglia in italiano, ma non prima la in italiano. E questo però ci porta a un altro argomento che si sentirà in giornale, diciamo, è quello di uno simbolo che è stato sviluppato nel 1930 da Fletcher. Nel 1930, scusi, 1939, e per me è una nota perché sono nato nel 1939. Ecco, nel 1939 Fletcher enunciò questo simbolo, che poi però è stato ripreso recentemente in una serie di interviste dalla Fabiola Giannotti, la direttrice del CERN di Ginevra. E vedete qui, questo simbolo è la utilità delle conoscenze inutili, dove si può dimostrare come spessissimo quelle che sono considerate nozioni inutili, se si manda bene in fondo, se si ha pazienza, si rivelano alla fine utilissime ed estremamente meritevoli di attenzione. E dicevo, il discorso diventa un po' più generale se lo portiamo nel campo letterario. Il campo letterario mi è sempre piaciuto una frase che so che invece non piace a molti, di Giorgio Manganelli, dice: uno scrittore sceglie, o meglio dovrebbe scegliere, in primo luogo di essere inutile. Io preferirei, come avessi scritto, di essere divertente o al massimo di essere interessante, però non di essere inutile. Qui capite il mio atteggiamento piuttosto critico nei confronti della letteratura italiana. Comunque, al di là di questa notazione personale, quello che io direi invece che è lo scienziato che dovrebbe sempre scegliere di essere, o meglio, non è che lo scienziato sceglie di essere utile, lo scienziato non deve essere ossessionato dall'ansia di essere utile all'antico, utile all'umanità, utile alla salute, utile all'ambiente, utile a tutte queste belle cose. Queste forme di ossessione portano sempre a una perdita del tempo e ad una perdita di vista di più argomenti che magari in realtà sono importanti. Quindi, se io devo dare un consiglio per chiudere ai giovani scienziati, ai giovani
disegnatori, e mi raccomando, lasciatevi guidare sempre solo dalla vostra curiosità.